passiamo ad analizzare un po' il nostro territorio. Lo faremo con pochissime slide, logicamente vogliamo dare soltanto l'idea della potenzialità che ha il nostro Cile. Presentata a Laurino negli scenari storici del convento di Sant'Antonio, la guida di Terre Cilentane, un prodotto composito che si articola nella costruzione di un'offerta turistica sul web e in una guida cartacea. Durante la mattinata alla sigla di un accordo di commercializzazione con l'Uzbekistan, presente l'ambasciatore Ganiev. Conservazione della natura e aumento delle sue risorse. Diciamo dobbiamo sviluppare questa nostra strategia, quindi partendo da un marketing molto significativo sul territorio, quindi dobbiamo iniziare il nostro lavoro, specialmente come abbiamo detto, quindi questo lavoro di sinergia, quindi cercare di conciliare l'interesse pubblico con l'interesse privato. Per fare questo oggi abbiamo questa possibilità perché abbiamo questi strumenti. Avendo questi strumenti dovremmo nei prossimi giorni contattare tutti i nostri associati, faremo delle riunioni dove si svilupperanno delle strategie, quindi pacchettizzare i nostri associati per divulgarli sugli operatori turistici, saranno fatte delle campagne telefoniche, saranno fatte delle campagne sul web.